buonasera, benvenuti al Music Loft. Stasera abbiamo un'altra delle nostre serate speciali. Vogliamo ringraziare gli artisti che ci danno fiducia e che vengono a suonare qui. Oggi abbiamo una cosa che non avete mai sentito, cioè è una rielaborazione dei temi tratti dalla colonna sonora del film di Pisciscelli del 2003, Alla fine della notte, che Eugenio Colombo compose appunto per quel film. Al tempo compose 22 pezzi, alcuni lunghi, alcuni brevi. Tra questo materiale sonoro ha tratto sette danze, ha rielaborato sette danze che ci riproporrà questa sera. Vi dico che ho ascoltato le prove, sarà una serata emozionante, però non vi voglio rovinare la sorpresa. Prima di lasciare il campo ai musicisti, vi informo che domenica prossima, il 5, ci sarà un altro bel gruppo, ci sarà il sestetto di Michael Rosen, la Pueblo Unido Band, Michael Rosen sassofono con un trombettista inglese che è il numero uno adesso in Inghilterra, Quentin Collins. Sarà un progetto originale che rielaborano le canzoni di protesta degli anni 70, quindi in chiave jazz, bossa. Sarà un progetto molto divertente e interessante. Chi vuole me lo dice, se vuole partecipare lo metto in lista. Mentre l'11 ci sarà una star internazionale, il violoncellista francese Vincent Courtois, che due anni fa ha vinto in Francia il premio come miglior disco di jazz francese. Suonerà anche questo con un progetto unico, con Fabrizio Spera alla batteria e Marco Colonna al clarinetto basso, quindi violoncello, clarinetto basso e batteria. Adesso però lasciamo lo spazio ai nostri musicisti. Eugenio Colombo e Roberto Bartoli al contrabbasso, Eugenio Colombo sax alto e sax soprano. Magari Eugenio vi dirà due parole più precise e puntuali su questo progetto. Buonasera. Buona serata. La musica spesso è un po' come le pietanze, dipende da come vengono cucinate. E le cose che suoniamo stasera sono state scritte per un argomento, rielaborate altre volte, fatte. Alcune cose non mi ricordo neanche bene quando e come sono nate. E nella forma con cui lo suoniamo adesso, invece è la prima volta che lo facciamo. E è musica. Un mio amico dice che parlare di musica è come danzare di architettura. E lui è l'amico. Quindi è impossibile dire cose senza. Pezzo che suoniamo si intitola Danza Celeste. Una piccola spiegazione: quando ho cominciato a lavorare su questa idea di riscrivere i pezzi del film Salvatore, ce n'era uno molto bello che mi piaceva molto, che era suonato da Gianni Lenoci, che purtroppo era un pianista formidabile, e lui aveva trovato una maniera di suonare il piccolo temino che c'era, in una maniera divertentissima, con una melodica per bambini, e poi il giro successivo suonava il pianoforte e fischiava contemporaneamente. Ho tentato di riprodurre quella roba, assolutamente niente. Quindi, dopo molti tentativi, ho scritto una cosa che non c'entra nulla con quello. Ho preso l'elemento armonico e l'elemento tematico e però ha poi un altro tipo di struttura, un altro tipo di cosa. E Celeste perché era stato scritto per un personaggio del film che era sia Celeste, per l'appunto.
Thank you.
Adesso è adatto alla serata, un gelido inverno. Thank you.
cosa sua, quindi parla lui. Beh, questo, il brano che ascolterete adesso è una composizione per contrabbasso e pianoforte e sassofono, scusa maestro. Anzi, originariamente era pensato così, ma poi è stata... ed è una dedica a un grande contrabbassista del secolo scorso, tal Sergei Kusevitsky, che per chi conosce il contrabbasso classico è stato un grande contrabbassista, ma anche direttore d'orchestra, ma soprattutto anche compositore, e ha scritto dei concerti per contrabbasso veramente straordinari, per cui è un omaggio, una dedica, e tra l'altro in questa composizione compaiono piccole cellule tematiche, sia all'inizio che anche a metà, ma anche alla fine, cellule tematiche del suo concerto, che è forse il suo concerto più famoso per contrabbasso e orchestra. E quindi era una dedica affettuosa, perché è stato un musicista che durante i miei studi classici ho amato molto. Thank you.
Thank you.
quello che suoniamo adesso è veramente antico, nel senso che quando l'ho utilizzato per il film di Salvatore, in realtà era di molto precedente, ma la cosa è andata in questo modo, che Salvatore mi aveva dato il copione del film e mi aveva detto che aveva piacere che io facessi le musiche, ma poi la cosa non è che l'avevo seguita, questo era successo in primavera. E più o meno a Natale mi ha detto: bene, il film è pronto, registriamo le musiche a gennaio. Aiuto! E allora, andando a, come si dice, guardare nei cassetti, è venuto fuori questo, che è un pezzo che ha diverse sfaccettature e si adattava a una vicenda di quando il protagonista era bambino ed era in collegio. C'erano moltissime situazioni diverse. Naturalmente quello che facciamo noi non è simile né al pezzo originale né al pezzo del film. Comunque il suo titolo è La via del fuoco. Thank you.
lasciato da qualche parte, disastro. Beh, in effetti è un pezzo che col film non c'entra, quindi è corrente di nuovo tostra lì. Infatti. Nel lontano 1993, 30 anni fa, Musica dei Popoli, che era un festival che c'era, non so se c'è ancora a Firenze, mi chiede di scrivere qualche cosa per un concerto con delle voci. E poi alla fine fu attratto dalla storia di Giuditta. E questo è il primo pezzo che ho scritto per una cosa che poi è molto lunga ed è all'interno, non è all'inizio, e si chiama Judith per l'appunto. Però fammi fare una nota, se no... Sì, ancora dico. Questo è l'ultimo pezzo. Thank you.
Riserverei a Marco, che ha costruito questa realtà che mi sembra culturalmente non importante ma importantissima. Quindi grazie mille Marco. Grazie a voi.